Domenica 4 giugno alle ore 10 presso lo scivolo del porto di Senigallia sarà varata l'innovativa imbarcazione Malupa 5.0, la prima barcavela accessibile a persone diversamente abili che potranno finalmente dedicarsi allo sport nautico in totale sicurezza. Malupa 5.0 nasce dall'idea del senigalliese Marco Lorenzetti, presidente della Fabbrica dei Sogni, con la collaborazione di Luca Bracci, imprenditore del cantiere nautico adriatico di San Mauro Pascoli, unitamente allo yacht designer Paolo Giordano. Sono proprio le prime due iniziali di questi progettisti che hanno dato il nome all'innovativa imbarcazione. 5.0 perché sono 5 punti strategici che questa barca ha, che altro non hanno. Esattamente quali sono? Ora, è una barca, è una deriva mobile che ha come punto di forza la sicurezza. Questa imbarcazione qua non scuffia, quindi dà a chiunque la possibilità di salire e praticamente non avere la paura di cadere in mare. Poi ha modalità, è una barca modulare che si può trasformare in diverse situazioni in base alla persona che sale in barca. Questa barca è fatta con materiali riciclati, con resine riciclate, e in più è una barca inclusiva, nel senso che in questa barca può salire sia un ragazzo paraplegico, sia un ragazzo diciamo normodotato, ma soprattutto una barca fatta, costruita per tutti. Perché? Perché abbiamo delle disabilità sensoriali che purtroppo ad oggi non hanno un'imbarcazione. Quindi è la prima barca che verrà riconosciuta per ipovedenti. Malupa 5 è una barcavela scuola, collettiva, sostenibile, spiaggiabile, in grado di garantire a tutte le persone, incluse quelle con disturbi psichici e deficit cognitivi, la possibilità di vivere l'esperienza di veleggiare muovendosi con un equipaggio misto e in assoluta sicurezza. Come viene vissuta la disabilità nel settore della nautica? Beh, per il mondo della disabilità la barcavela è uno strumento importantissimo di realizzazione, di socialità, però fino ad oggi è stata considerata anche uno sport, un'attività un po' riservata a chi poteva avere più possibilità. La barcavela era forse una delle ultime frontiere per l'attività sportiva. Progetto organizzato dal Comune di Senigallia insieme al cantiere nautico dell'Adriatico, unitamente alla BCC di Fano e al Rotary Club Senigallia. La scelta di questo progetto, come ha sposato la vostra partecipazione? Il fatto di dare questa iniziativa un risvolto anche sociale, e, diciamo anche in senso più ampio e assistenziale. E quindi la banca c'è, perché il nostro compito non è soltanto un compito per dare un'assistenza dal punto di vista economico e finanziario, ma anche in campo sociale. Quindi lo facciamo in tutti i territori, qui a Senigallia lo vogliamo fare anche perché abbiamo due sportelli, abbiamo tanti soci. Il Rotary ha portato 15.000 euro in questo gioco, coinvolgendo 18 Rotary del distretto Marche Umbria, quindi del distretto 2090. È un progetto che fa parte della nostra filosofia, del lavoro che noi facciamo, perché in effetti l'occhio verso coloro che hanno problemi, ecco, ci spinge a tentare a volte anche l'impossibile per venire incontro e per cercare di rendere per queste persone la vita meno difficile di quello che è. Il varo si svolgerà nell'ambito della Giornata Internazionale dello Sport, dimostrando come l'attività agonistica possa essere svolta in sicurezza totale, accessibile ad ogni tipo di disabilità e sempre in perfetta compatibilità con l'ambiente.